Ho scoperto un drama giapponese di 8 puntate, 8-9, non so se sono 10, comunque 8-9 puntate, che si chiama Colorful Love, che è... Allora, è stranoforte, però è carino. Allora, diciamo che è uno di quei drama giapponesi che ci devi entrare dentro, perché essendo tratto da un manga, diciamo che alcuni personaggi sono un po' con la recitazione estrema, però ci sta in un certo senso, perché chi ha la recitazione estrema ce l'ha perché è il suo personaggio che deve averla, e poi proprio perché è il tema del... Sì, cioè il tema del dramma, perché praticamente di cosa parla? Allora, è uno di quei drammi semplici dove praticamente abbiamo una ragazza, no? Che lavora in una compagnia che non ha ben capito quello che fa, perché fa tante cose, comunque pubblica manga, ma è associata anche a degli studi televisivi, quindi diciamo cura più parti con diversi uffici dell'intrattenimento, fa anche servizi fotografici, contiene anche delle pubblica anche delle riviste specializzate per il mondo dello spettacolo, e, insomma, fa diverse cose questa agenzia, questa compagnia. Questa ragazza lavora per questa compagnia e praticamente sta avendo un po' di difficoltà, perché è un po' abbattuta, anche se lei è una ragazza ottimista, eccetera, eccetera, però il lavoro è un po' duro, è un po' scoraggiata, e proprio quando si trova in quel momento di scoraggiamento entra nel suo ufficio uno dei modelli più famosi del Giappone, che si chiama Kira, e l'assistente di Kira, quello che un po' lo segue per il vestiario, non è altro che un suo ex compagno delle superiori di questa ragazza, che non vede da 5 anni, perché lui era tipo un anno o due più giovane di lei. Dopo lei è andata all'università, finita l'università ha cominciato a lavorare in questa compagnia da poco, e lui invece non ha fatto l'università, ma si è trasferito direttamente a Tokyo e lavora in una boutique di abiti vintage. Questo modello, e sono diventati amici, e ne cura l'immagine, o meglio lo segue con gli abiti quando deve andare a fare dei servizi fotografici. E la protagonista comunque è molto felice di rincontrare questo suo ex compagno di classe. Lui, non appena la rivede, le dice: "Come sono felice di vederti, io ti ho sempre amato." No, non è proprio così la scena è tipo, i due si incontrano, lui l'abbraccia felice, e allora i colleghi di lei dicono: "Ma come fate a conoscervi?" Allora lui gli dice: "Siamo compagni di classe, io l'ho sempre amata", una roba del genere. Lei è imbarazzata, comunque è felice, cioè lei la intende la sua frase, nel senso che le voleva bene, no? Lei era più grande di lui, si prendeva cura di lui perché lui è più basso di lei. Ed è molto minuto, non che lei sia un gigante, però lui è molto minuto, con una faccia molto carina, e lei ha sempre adorato quanto fosse carino, no? Lui, ma carino nel senso di kawaii, no? In giapponese, quindi che per noi, più che perché noi diciamo che alla parola carino diamo sì un'associazione che ci sta, una roba verso femminile, però è anche un ragazzo che può essere carino per noi, no? Invece diciamo che anche per i giapponesi kawaii può essere anche carino per un ragazzo, però carino nel senso effeminato, nel senso carino come una ragazza, nel senso di dare più una connotazione che noi diremmo puccioso, come sei puccioso, come sei puccioso, ecco, carino in quel senso lì. E lui ha questa caratteristica, no? E poi
indossa delle gonne lunghe spesso, portano le corsette perché sono estrosi, cioè sai che in Giappone ci sono proprio queste mode dove la gente si veste in modo strano, ci sono dei quartieri proprio dove più bohemien, insomma più queste persone artistiche, no? Che esprimono il loro essere artistico anche nel modo di vestirsi, no? Insomma, quindi lui non è proprio il massimo della mascolinità, ecco, se ci siamo. Però lei è sempre venuto bene, l'ho sempre trovato carino e lo ha sempre difeso quando andavano alle superiori, loro venivano dalla campagna, quindi erano ancora più bigotti che non a Tokyo e quindi lo prendevano in giro, lo chiudevano negli armadietti, lo pestavano e lei è sempre stata la sua protettrice, no? E allora lui ha detto tu sei il mio eroe, no? Tu sei sempre stato il mio eroe, così, ma lui proprio era innamorato di lei, no? E tu all'inizio del dramma sospetti che anche lei fosse innamorata di lui perché comunque ha ancora tutte le sue foto sul cellulare, insomma capisci che i due si piacciono fin da subito, no? Quindi già dici, oh, finalmente un dramma dove i due si vogliono bene, non ci saranno problemi, eccetera. E infatti diciamo che la loro storia va abbastanza liscia, devono solo, diciamo, segui durante il dramma solo, diciamo, qualche loro problema lavorativo, il fatto che lei all'inizio si vergogna di dichiararsi a lui, poi quando cominciano a frequentarsi comunque lei ha un po' di remore a baciarlo perché non vorrebbe che sembrasse che si approfitta di lui o che lo vuole solo confortare, cioè lei stessa non capisce esattamente quello che prova, se prova solo affetto, qualcosa più dell'affetto, eccetera, eccetera. Dopo però, insomma, tempo del quinto episodio già convivono, già te lo dico. E già sono felici, innamorati, eccetera. Quindi per rendere un pochino più vivace il dramma hanno fatto la coppia secondaria, che è il modello con la capa di lei. E la capa di lei, e tra il modello e la capa di lei c'è una differenza di età abbastanza alta, tra l'altro, e lui poi, sto modello, è una personalità estrema, estremamente narcisista, egoista, o almeno così sembrano appena lo conosci, non ha una grande etica professionale, capriccioso, poi parla sempre in terza persona, insomma è un tipo strano, però diciamo che fa un po' da leitmotiv, no, del dramma, è quello che ti fa ridere. Poi ci sono anche dei personaggi secondari, dei colleghi di lei che hanno dei problemi, insomma segue un pochino queste storie, soprattutto segue questo modello che si innamora di questa donna, ma non sa, cioè lui non è mai stato innamorato, quindi non sa come comportarsi, la allontana perché insomma si comporta in modo strano, poi lei gli dice subito guarda che non c'è proprio modo che io e te si possa far niente, ma lui insiste e lui cambia per lei, no? Quindi c'è tutta questa storia che si evolve perché i due erano due sconosciuti, quindi lì c'è tutta la fase dell'innamoramento, conosciamoci, cioè quello che non ti dà la coppia principale, che praticamente sono due innamorati che si rincontrano, quindi c'è più di tanto dramma per loro. Ce l'hai con la coppia secondaria e loro tira e molla, però tutto molto, molto easy, molto leggero, con dei bei vestiti, insomma, delle belle cose, insomma è un dramma piacevole che comunque vuole, e nel senso vuole, nel senso proprio te lo martella ogni puntata pure troppo, vuole ricalcare il fatto che ogni persona dovrebbe essere libera di vestirsi e di comportarsi come vuole, senza venire giudicata perché è un maschio allora deve comportarsi in un certo modo, perché sei femmina allora devi comportarti in un certo modo, ma tutti dovremmo poter essere liberi di esprimerci come vogliamo e non dovremmo dare delle opinioni solo basandoci sull'aspetto esteriore delle persone. Insomma, c'è tutto questo ricalcare, poi non dovremmo basarci solo sulle prime impressioni. Insomma, tutta una serie di morali su questo tema, no? E in più c'è anche un pochino,
uno sguardo nel voler parlare un pochino del dietro le quinte del mondo dello spettacolo, ma molto molto in modo molto succinto e sintetico questo. E, però è, cioè, è leggero, non ti mette ansia e non neanche ti costringe a fare binge watching perché vuoi sapere quello che accade dopo, perché sì, è bello, ma non ti cattura come un magnete, no? Che se non sai cosa succede dopo muori. È leggero, con i suoi tempi, carino, puccioso. Lei poi è una fan, la protagonista di un programma televisivo giapponese strano, dove praticamente è tipo un gruppo di cantanti, attori, che impersonano in questa serie televisiva dei tools, no? Quindi c'è il signor cacciavite, il signor carta vetrata, il signor tenaglia, il signor martello. Io adesso te lo dico così, in realtà loro hanno dei nomi stile Power Ranger, no? Immaginati uno show tipo Power Ranger, solo con degli attrezzi, cioè con delle persone vestite in costumi strani, con delle parrucche strane, che combattono con degli attrezzi giganti. I nemici e stile Power Ranger, quindi una roba veramente cringe, e lei è una fan di questa serie televisiva, quindi lui, per farle piacere, comincia a guardarla anche lui, insomma c'è tutta una, è tutta e questo diciamo è un altro punto ironico del dramma. E poi ti ho detto, è proprio uno di quei dramma che dopo ti fanno vedere comunque la loro vita quotidiana tra virgolette, ma che comunque batte molto sull'argomento appunto gender, ma nel senso accettazione anche di chi è diverso, della libertà di esprimersi, di non incapsulare uno nel ruolo femminile o nel ruolo maschile. Per esempio c'è una puntata che devo dire che mi ha colpito questa cosa, perché non l'avevo mai vista in un dramma, cioè praticamente una delle puntate del dramma, mi sembra la 4 se non mi ricordo male, è dedicata al fatto delle mestruazioni. Cioè veramente lei, la protagonista, ha le mestruazioni, e lì praticamente in questa puntata loro lì in Giappone hanno le ferie per mestruazioni, cioè si possono prendere leave dal lavoro per ciclo, ma lei si vergogna di farlo al lavoro, perché lo deve dire al capo, poi il capo reparto insomma è un uomo, mentre la capa più in alto è una donna, e comunque quindi non vuole, poi dice prendo gli antidolorifici, però insomma ha dei crampi un po' forti, poi la fanno vedere anche che quando ha in sindrome premestruale non ha pazienza, quindi tratta male il suo moroso, ma non vuol dire al suo moroso che ha le mestruazioni, no? Quindi non gli sa dare una spiegazione per il fatto che gli è saltata al collo ringhiando, e c'è tutta questa cosa che alla fine tutta la puntata a cosa serve? Serve a dire che non ti devi vergognare di avere il ciclo, che il ciclo è una cosa naturale. Poi la capa le dice anche che se hai dei problemi puoi andare comunque da un ginecologo, puoi andare all'ospedale anche per il ciclo, che ti danno degli antidolorifici specifici se hai qualche problema che ti causa più dolore che ad altre persone, magari ci sono dei motivi medici, quindi dovresti comunque farti vedere da un medico, insomma. E dopo alla fine lo confessa anche al ragazzo, perché lui a un certo punto, quando vede che si accascia a terra e si rannicchia contro la parete dopo un servizio fotografico, gli dice senti, chiamiamo l'ambulanza perché non stai bene, magari hai qualcosa allo stomaco, così lui fa, e lei finalmente gli confessa anche le mestruazioni. Allora lui si comporta da super fidanzato, le va a prendere gli assorbenti, insomma c'è tutta praticamente una puntata sull'accettazione del ciclo, no? E su come puoi migliorare il tuo rapporto col tuo ciclo. Che ti dirò? Cioè, allora, da un lato, cioè, ho apprezzato questo, no? Nel senso, perché mi rendo conto che è utile che in un dramma televisivo parli di queste cose, cioè,
dall'altro ti dirò proprio non è stata la puntata di intrattenimento più piacevole che abbia mai visto, cioè nel senso vorrei anche vedere altro in un dramma, però insomma ecco questo per darti l'idea di quanto comunque sia strano questo dramma, però allo stesso tempo carino.